Cattivi odori, odori molto forti, praticamente l'odore classico dell'umido che viene lasciato a fermentare. Da Chiami a Battifolle fino alle Poggiola, Saleo e Pescaiola, da mesi dalle zone a sud della città di Arezzo e dall'immediata periferia arrivano segnalazioni di cattivi odori. Cittadini esasperati soprattutto nei periodi più caldi. Una situazione insostenibile per molti residenti delle zone interessate, al punto che è nato un comitato che ha indetto un'assemblea pubblica che si svolgerà venerdì 18 novembre alle 21 al circolo di Ponte a Chiani. Speriamo che la controparte venga numerosa e come numerosi anche gli abitanti qui della zona. Il comune di Arezzo intanto ha incontrato ARPAT, ASL ed AESA Impianti per definire un protocollo condiviso tra gli enti e l'azienda che permetta da una parte di individuare le fonti, le cause e le circostanze in cui si verifica il problema e dall'altra di adottare ogni possibile misura utile a prevenirlo. La situazione fino a poco tempo fa era veramente grave, ora per fortuna in questi giorni la cosa sembra pochi giorni fa insomma mitigata, però continuano a esserci cattivi odori e sono veramente insopportabili. Come si vive? No, vivere finestre chiuse, la gente, soprattutto d'estate, questo è stato un grosso vincolo, soprattutto d'estate, non poter aprire, non poter anche godere di giardini e quant'altro. I cattivi odori segnalati, ha comunque precisato l'assessore all'ambiente del comune di Arezzo, Marco Sacchetti, non avrebbero alcun collegamento con il termovalorizzatore di San Zeno. Dobbiamo chiarirlo e trovare una soluzione, molto tranquillamente, senza problemi. Però ha trovato una soluzione. E avete chiesto risposte al comune di Arezzo, ad ARPA, a ASL e ad AESA Impianti. Esatto. E hanno, ognuno per la propria parte, hanno risposto dettagliando la cosa. È chiaro che viene spontaneo puntare il dito contro alcune strutture, però vogliamo chiarezza.